Stavo Di parlando dei cui sogni lucidi, immaginate che quello che ha vissuto Fedez era solo uno scherzo da un botto di No, persone allora che cercano. io quello che ho No, visto, che ragazzi, gliel'ho già detto. ho il video, se voi... Allora, la roba agghiacciante era questa, che mentre mi ipnotizzava, io con gli occhi, perché tu quando sei ipnotizzato non è che sei rincoglionito, tu senti tutto, sei coscientissimo, eh? Tu sei super cosciente. E il tipo non ti può far fare cose che tu non vuoi fare. Cioè, il tipo ti accompagna se tu vuoi farti accompagnare. E la roba incredibile, io a un certo punto avevo paura di vedere qualcosa di brutto, quindi non vedevo un cazzo, però sentivo freddissimo, ma sentivo un freddo e ho iniziato a tremare. E io gli dicevo, guarda, cazzo, c'ho paura perché tu poi riesci a parlare, no? Gli dicevo, ho Bello, paura. vedi Ciao. lì. Bella, bella. Ho paura Bella. perché sto tremando, no? E lui mi dice, guarda che non stai tremando. E io ho il video, ci sono io che mi tocco, e io avevo la sensazione, ma, di avere delle convulsioni. In In realtà che ero senso proprio... ti toccavi? Mi toccavo il braccio, mi Ok. toccavo il Ah. braccio a dirla. E avevo la sensazione di avere le convulsioni, ma in realtà ero completamente immobile, e poi a un certo punto ho avuto le convulsioni davvero. Cioè Ma proprio così. scusami, Fede, io te l'ho già detta questa cosa. E c'era, è diventata virale una storia di questo bimbettino che sapeva della sua famiglia precedente in un'isola deserta, che l'aveva sognata, ed era effettivamente vero. Il problema è che ne sai quando è paranormale, quando è vero, quando non è vero? Non, cioè, boh. Boh, io mi baso su quello che ho visto e su quello che ho provato io, quindi io non credo che sia una cosa mistica, ma credo che sia un'esperienza incredibile per comprendere quanto cazzo è potente la nostra mente. Cioè, solo quello. Diciamo che, come diceva Descartes, è un po' il cervello è l'unica parte che non puoi guardarti da solo, no? Esatto. E ti fotti se ti guardi da solo, perché. Quindi, secondo me, l'unica cosa che si può dare per certa è che non ne capiamo un cazzo. Esatto. È possibile. Ragazzi, come sa che Sì. 1727, come vi chiamate dal vivo? Veramente? Mattia, Io? Mattia, io Gero. Angelo, Mattia, avete mai fatto dei sogni lucidi? Per curiosità? Nei sogni? Io Lucidi. ancora devo capire se sono lucido, fratelli. È una bella risposta comunque. Ok. No, avete mai sognato di volare o altre cose, Come no, controllare io i volo missili? sempre. Abito Ok. pure vicino Vabbè. all'aeroporto. Fiumicino, capito? So Piana del Sole, Roma. Ok, non vi è mai capitato? Io poi te ne racconto uno. Vai. Mo sono scordato, fratelli. Vedi che la verità. Mo non è perché mi dico così che ho la faccia da pagliaccio, che mi sono rotto una contessa prima, è successo un problemone, ti dico fermate, fratello. C'è stava il vicino che mi voleva menare, ti dico fermate. Adesso è successo. Sì, è un problema, raga. A me vogliono menare tutti, tutta Roma, vengono sotto casa, non riesco a capire, sarà la faccia. C'ho un po' la faccia da casso. Ah, No, hai il sangue sulla faccia? No, il sangue? No, 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 il sangue ancora no. Quello mi hanno fatto uscire dal naso un po' di giorni fa. Mi sono venuti sotto casa, mi hanno dato una cascata. Ti dico, fermate. Fermate proprio. ma cos'è che fate, ragazzi? Perché a me mi hanno spammato un sacco il tuo nome più che il nome di Sake. Faccio, Sage? Dimmo te, perché io non lo so che faccio. No, non lo so, non lo Intrattieni. so. Intrattieni. Ti trattieni te? Non mi O la intrattieni. Trattieni? Che sei sigo, fratelli? No, no. Comunque facciamo intrattenimento, facciamo entrare le persone random su Werby e parliamo. È cim noi, capito come? Che hanno tutti la 104. Cos'è? Ok, conoscete, vi faccio questa domanda, conoscete Max? Max, come no? Sì. Ciao Max. Io ti conosco Ma... molto bene, Max. Ciao.
Piacere, non sapevo chi eri. Adesso lo sai. Adesso sì, adesso ti ho visto. Tra un po' lo dovrai meglio, però, Max. È un po' cringe la situazione, Non è una se minaccia, non è una minaccia, assolutamente, figurati. Sei un bel ragazzo, però non verrei a fare di più, ecco. Bello parolone, figlio mio, però. Cerco di farti il complimento. Non so se c'hai specchi di legno a casa, fratelli. Ma Scusami. questo è un sogno lucido? Questo è un sogno lucido. Adesso in questo momento sono lucido, esatto. No, dico, sarebbe stato meglio se fosse stato un sogno lucido? Non ho capito la domanda, che senso? Niente, In che senso? niente. Scusami, ti ho interrotto, continuo. No, 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 figurati, No, prima le lascia perdere, domande. lascia Prima perdere. era un uomo. Lascia perdere. Ma che te sei antipatico? Non ti conosco, no, non lo so. Ma sei un gamer? Un gamer? Come no? Io faccio GTA, una vita. Ok. Ma che cos'hai? Che sei sporco di rosso? Che cos'è? Pomodoro se non è sangue? Che Wow, che wow, non lo so. cos'è? È un po' di tutto. Ma Stiamo a perché fare. c'hai un uovo in testa? Perché mi dicono sempre che ho la testa d'uovo. E allora niente, me lo sono rotto in testa un uovo. Ma perché te lo sei rotto in testa? Per E amor non lo del so, cielo. mi andava. Volevo vedere se. Perché ho la testa calda, allora volevo vedere se riuscivo a cuocere l'uovo in testa, capito? Volevo Ho fare una frittata. capito, ok. Ma poi non ti sei lavato dall'uovo? No, mi hanno levato l'acqua a casa. Allora, Posso chiedere una cosa? Posso Dimmi. chiedere solo perché è entrato per offendere? Ma perché ti ho offeso, Max? Ti sei preso male? Non so mettere con gli Ma c'hai specchi. pure i denti belli, fratelli, ma sorridi, faccia un sorriso, dai. Non so mettere così dal niente che ho gli specchi di legno a casa, che sono brutto. No, ma come? Tu l'hai detto. Tu te li rimorchi tutti, fratelli. Però Ci provi, dai, ci provi. come vuoi che ti chiamo? Dimmelo sinceramente. Cioè, Come ti pare, fratelli? Come ti Fratelli. pare? Fratelli, fratelli, dai, Fratelli. chiamami fratelli. Fermati, fratelli. Fermati Fermati. proprio. Fermati proprio. Fratelli, allora, a me sono arrivati, ti devo dire la verità, tanti commenti sulla tua persona, cioè più che altro mi hanno scritto di te e più che altro ho visto i numeri che facevi su Instagram. Ti posso chiedere una cosa? Ora come ora, a te ti conviene più fare le dirette qua su Twitch o su Instagram, dato i numeroni che fai? Ma su Twitch? Ma perché non fammi i numeroni su Twitch? Amo buttata giù la piattaforma, oh. Non lo so, però su Instagram ho visto che hai No, a fatto dei me passava numeroni. in tendenza il primo giorno. Ah, C'è la tendenza su non Twitch? credo che esista la tendenza su Twitch. Quanti, ma faccio un esempio, quanti viewers per capire? No, Avevamo 3.000 views il secondo giorno, 3.500. forte. Bravi. Vabbè, oh, su Instagram siamo a 23.000, ci sta, no? No, È per quello che ti dico su 3.000 Instagram, ma qual è la differenza? Cioè, cos'è che ti ha portato su Twitch rispetto a su Instagram? è il saghe, io non lo sapevo di Twitch. Ah, tu hai iniziato su Instagram? Sì, su Allora, Instagram. aspetta, allora non ci trollare, dici come hai iniziato, dici veramente come hai iniziato. In realtà casualmente, stavo a fare una diretta una volta, è entrato uno, mi ha cominciato a insultare. Io ho cominciato ad insultare e cala. E quindi hai iniziato su Instagram. Su Instagram. E poi sono aumentati, cioè comunque sei diventato un po' Ma sì, non ho messo 80.000 follower. No, però le dirette vedo che te ne seguono le dirette, Sì, col Brasile ne abbiamo fatti 23.000, c'è sta. vedi che è tanto su Instagram. Però la cosa che ti chiedo è lo step da Instagram. Ok, cosa ti ha portato a farlo su Twitch? Forse i soldi, non lo so. Io ti dico i soldi, secondo me. A me mi hanno portato su Twitch i soldi. Ti devo dire la verità.
Come va? Va bene? $70,000 al mese più o meno. Quanto, quanto? 70.000 al mese. Ah, vabbè, oh. No, non avrei le serrande di rana. Però, non lo so, per me va bene così. E a te, qual è stata la... senza trollarci, qual è stata il tuo step per dire ok, mi sposto dalle dirette su Instagram che mi vanno comunque bene, che sono dei bei numeri, a dire ok, vengo su Twitch. I soldi. C'è Come me. un interesse in comune, E come ti è sembrato Twitch? Ti è sembrato una piattaforma più interessante? professionale, più professionale. Più adatto per le dirette, ti direi. Certo, assolutamente. Ma Ok. Andre, ma io voglio fare una domanda, ragazzo, perché io non sto capendo lui cosa fa su Twitch. Cioè, Vai, perdonami, ma non ho capito, tutta c'è la tu. gente. Cosa ho visto? Cosa fai? Dico io, dici tu. Perché Di tu, io perché io sono sono rimasto nuova senza su Twitch, parole. non so niente. Praticamente diamo possibilità di entrare su Werby, come qua, alle persone che ci seguono, chiedendo domande, insultando Agero, così. Cioè, quindi per esempio tu fai una diretta, io ti chiedo di connettermi e il mio scopo è quello di insultare lui. No, ma non Se proprio. ci riesci però, va. Non Sei proprio attento. insultare, anche Che non è difficile, ah sì, ah. ti evito lo spettacolo, ti evito. Se no, se ci vuoi provare, ci puoi pure provare. No, guarda, Già rimarrò senza ti sei parole. innamorata pure così, vestito così, vero? Chittà ci acconsente a Roma. Sì. No, mi dispiace, lei ha una passione solamente per come vanno in delle case e si fanno tutti. Quindi. Nelle case si fanno tutti. Chi No. è che è Diciamo che uscito? non sei il mio genere di ragazzo. Ah. Mi dispiace. Fermate. Fermate proprio, ti dico, solo lì. Ma che sta lì? Ma non siamo ancora te, mi sa che sta a volare. Fratelli, fermate. Ma sai che mi sembra di tornare indietro quando ero alle superiori, che arrivava la gente a casa a dirmi che ero brutto, Ah, cioè. mamma mia, a te superiori, sai, mi rende che te levavo, fratelli. Ma è per questo che cioè, ti menano tutti, cioè, offendi tutti. Ma chi mi mena, meo? Ma chi mi ha menato? Ma l'hai detto tu che ti hanno Che mi menato? hanno menato? Ma allora sono scema io, tu prima hai detto che ti hanno menato. No, no, io ho detto che ci hanno provato. Ah, che ci hanno provato, quindi hai menato tu. Dimo che non hanno fatto una bella fine. Ah, ok. Mamma mia, wow. Io vi do la buonanotte, ragazzi, c'è stato un piacere. Io sto per seguire Ivan. Io Buonanotte, anche. Ivan. Il mio giretto al bar. Buonanotte. Ciao ragazzi, ciao Iori, un bacio. Ciao Ivan, un Ciao, bacione. ciao, ciao Io ragazzi, tra un po' ciao a vado a tutti. dormire che mi Ciao sono chat, coperta. vi vai modificati. Vado a dormire anch'io, ragazzi. Va No, bene. Max. Notte Max. Bello, fratelli. Max. A me sta morendo il computer. Buonanotte, Luis. Che è successo? Sono andati tutti a dormire. Anch'io ho Ok, un'autonomia di scusate tipo. per la Sono entrato memoria io, fatti estiva, scappare ma tutti, oh, c'hanno paura. ho traslocato e quindi ho una connessione un po' di merda. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Aspettate un secondo. Anzi. Gli va di insetticida, c'è presente? No, vabbè. Niente, non dico. Volete parlare di qualcosa? Non lo so. Non lo Molto so. Io imbarazzante ci come vivo di cringe, situazione. per cui mi fa piacere, però se. È stata una mossa un po' azzardata, diciamo, Dimmi, Andre. hai qualcosa da chiedere? Che c'è? Qualcosa contro di me, sorellì? Non ho capito. No, non ho niente contro di te, Eh no, ti vedo che c'è assolutamente. qualcosa contro di me. Che è la mossa No, io solo azzardata? ti vuoi Dimmi, dimmi. menare. A te? E come faccio a menare a te? Non lo so, non
ho niente contro di te, assolutamente. Però diciamo che non è che sei proprio super simpatico nel momento in cui inizi e offendi tutti. Inizio e offendo tutti? Sì, sei entrato un po' così, secondo me sei un po' troppo nel personaggio. A me sa che a te te devo menà, però curpisello, capito come? Devi abbastonare proprio. Sì, sì. Ciao, ciao World Star, ciao, è stato un piacere. Ma vattene a dormire, va, che i pesci nipi. No. Ciao, ciao. Vabbè, l'importante va, 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 chiudi, va, a dormire, va. Detto ciò, ma io veramente ho salutato te. Ma perché sei così aggressivo? Ma qual è il tuo problema? Scusa. Ma che ne so, ma te vedo avvelenata, ma che vuoi contro di me? Oh, quest'altra che entro. Ma io. Ma sei solo dolcissima, qual è avvelenata? Ah, sei dolcissima te. Tu mi sembri un po'. Andrei. Allora. Mi posso intromettere? Sì, no, sai che, scusami, con tutto il rispetto. No, so. Con tutto rispetto, io non è che posso fare troppo, cioè mi avete chiesto di entrare, a me fa piacere, più che altro che sono, cioè, il Brasile quando entra comunque con un certo tatto e non è così volgare, con tutto rispetto, però mi dà fastidio che vengono insultate le ragazze, sinceramente parlando. Infatti... Ma tanto manco insulti erano, Andre, cioè... No, ma io con tutto rispetto. No, a me fa piacere, però si descrive da solo, un po' alterato. Esatto, cioè proprio non no, però nulla. Io comunque devo mantenere un certo tono, non posso fare... Lo già il personaggio, sapevi chi era o no? No, mi avete scritto, io l'ho fatto entrare, non sapevo chi fosse, io l'ho fatto entrare... Perché anche la chat me lo spammava un po' di giorni fa, mi avete scritto con Brasiles che conosco, ho detto ok, venite. E non vorrei che, cioè non volevo che venissero attaccate le ragazze che sono lì, che non c'è. Posso fare una domanda, Andrea? Sa che allora posso dirti una cosa? Come mai, cioè, tu mi sembri un bravo ragazzo, mi sembri una persona a posto, come mai ti vai a infilare a queste cose, cioè, sai, guarda, io ti vedo, non so, mi vedo proprio di una tenerezza e non capisco perché ti vai a circondare con certi personaggi. Secondo me, non lo so, sei un bravo ragazzo, mi sembri. Lascia perdere. Che ti devo dire? Che mi devi dire? Guarda, cioè, bella domanda. Vero o no? Dai. Beh, però non so se qua avesse fatto uso di qualche sostanza prima della diretta. Cioè, io non pensavo che rispondesse così. Capito, però... Buonasera, scusami, ha fatto fare i portaggi. Scusami, Basì. Entrato, mi ha fatto fare, tutto a posto, ma tu capisci che cioè, se io ti invito io mantengo una parola, però se è tutto improvvisato, ovvio che io ho una scaletta da rispettare. Ma potevi dire però, fratello, stavo aspettando. Brasi, io ti invito, cioè io quando io ti invito, però se è fatto tutto un po' così, io comunque ho delle persone che, come queste ragazze, che ho detto, ok, finiamo un discorso, non è tanto... Sì, vabbè.